tutti, mi presento, sono lo chef Antonino Vasarella e sono di Cattori che va in Ivrea. Abito da diversi anni qua a Milano e volevo ringraziare a Domenico e Liborio per questa trasmissione. E oggi vi dedico un piatto. Questo piatto è un petto di pollo ripieno di verdure che lo andiamo a accompagnare con delle listarelle di zucchine, di carota, un crumble di olive, della polvere di zenzero e come fonduta facciamo una fonduta al gorgonzola. Adesso vi illustro come procedere con il procedimento. Innanzitutto prendiamo il petto di pollo, lo battiamo, già è battuto, mi sono portato avanti, prendiamo le zucchine tagliate a listarelli, prima contiamo il pollo, sale, pepe. Poi andiamo a prendere le nostre zucchine tagliate a listarelli e le andiamo ad adagiare all'interno. Prendiamo le carote. E ci aiutiamo con le polpastrelle per stringerlo. Adesso ci aiutiamo con la pellicola invece. Andiamo a condire l'esterno con un po' di sale, un po' di pepe. Non mettiamo l'olio in questo caso. E tiriamo verso il nostro corpo, piano piano. Ho fatto la caramella, adesso lo stringiamo di questa parte e lo facciamo rotolare su se stesso. Facciamo un bel nodo. Stessa cosa da questa parte, lo tiriamo leggermente e andiamo a chiudere la nostra caramella. Ok, adesso questo lo mettiamo in frigorifero per 3-4 ore. Allora, nel frattempo procediamo con la fonduta al gorgonzola. Mettiamo del latte in un pentolino, lo andiamo a condire subito con un po' di pepe. E andiamo a mettere già il gorgonzola in modo tale che si scioglie pian piano, quindi latte e gorgonzola. Ok, una volta che la nostra caramella è bella compatta, mettiamo in una padella spicchiettino d'aglio, rosmarino, poi andiamo a mettere del burro. Andiamo ad aprire la nostra caramella e la andiamo a scottare. Battiamo, aggiungiamo subito del burro e la andiamo a sigillare all'estremità in modo tale che ci viene bella croccante all'esterno. Facciamo la costa esterna, poi lo andiamo a tagliare, lo andiamo a servire con la nostra fonduta di gorgonzola. Mi aiuto con un coperchio che così evitiamo di schizzare in giro. Una volta che è rosolato da tutti e quattro i lati, andiamo a mettere il miele con lo zenzero in modo tale che si fa una glassatura esterna e diventa in stile caramella, invece per questo motivo caramella di pollo ripieno.
questo non è altro che miele e zenzero. Già incomincia a cacciare il colore del miele, bello dorato. Lo dobbiamo mantenere sempre umido, in modo tale che si mantiene morbido se lo manteniamo umido. Se non facciamo questo procedimento, ci si secca, la parte sopra si secca e la parte sotto si brucia. Invece in questo modo si caramellizza. Ok, una volta che abbiamo scottato la nostra caramella di pollo, la facciamo riposare 3-4 minuti in modo tale che tutti i liquidi fuoriescono e così non vanno a sporcare il piatto. Quindi incominciamo il taglio. Incominciamo. Andiamo ad adagiare il nostro fungo champignon scottato. Queste sono delle carote leggermente passate in padella. Andiamo a mettere delle zucchine per richiamare il piatto. Queste zucchine sono condite con olio e sale, basta. Poi andiamo ad adagiare la nostra fonduta al gorgonzola. Non è altro che latte, gorgonzola e un pochettino di burro, basta. Crumble di olive. Zenzero, rosmarino, olio. Se vogliamo completare pure con un pochettino di glassa, perché per richiamare magari qualche boccettina, che i formaggi con il miele ci stanno. Buonasera signore! You ever stare into a fire for just a bit too long? Don't you be my baby, don't you be my girl.